Respinto l'ultimo ricorso, si riparte da zero per la colonia Scarciglia, il grande edificio ai piedi del faro di Leuca che il patron della Piaggio, Roberto Colaninno, sognava di rendere un mega hotel a 5 stelle. La notizia di oggi che chiuderebbe, salvo ribaltamenti in Consiglio di Stato, una vicenda tormentata come poche, è la sentenza del TAR di Lecce che ha respinto il ricorso della IGECO, che aveva posto alla provincia di Lecce un'alternativa secca. O mi assegnate la struttura o mi pagate danni per 3 milioni di euro. Richiesta respinta dal TAR, che ha accolto le tesi difensive del legale della provincia, Pietro Quinto, e ha riconosciuto alla ditta locale solo 25 mila euro. Qual è la storia? L'agenzia del demanio, erano i tempi della giunta di Lorenzo Ria, trasferisce all'amministrazione provinciale l'ex colonia nata per le vacanze dei ragazzini bisognosi di mare. Ma lo fa con un preciso vincolo, l'uso deve essere connesso alla valorizzazione dell'ambiente marino. La provincia ha un'altra idea ed emana un bando per trasformare l'enorme immobile che sorge su Punta Meliso in un mega resort di lusso. Si fa avanti Roberto Colaninno con la sua società Apulie e vince la gara battendo la IGECO di Tommaso Ricchiuto, che però fa ricorso e vince. Deve essere lui a trasformare la colonia Scarciglia in hotel. Solo che nel frattempo, e intanto dalla presidenza Ria siamo passati a quella di Giovanni Pellegrino, sono accaduti due fatti. Uno, Colaninno ha iniziato i lavori e dell'immobile è rimasta solo la facciata. Due, l'agenzia del demanio si è ripreso la proprietà della struttura facendo valere quel vecchio vincolo. L'hotel a 5 stelle non c'entra nulla con la valorizzazione dell'ambiente marino. L'ingarbugliato nodo arriva così alla giunta di Antonio Gabellone che lo scioglie con un taglionetto. Intera procedura annullata, tutto da rifare. È a questo punto che spunta l'ultimo ricorso della IGECO. Secondo Ricchiuto quell'annullamento è illegittimo. Ma se anche fosse legittimo, la provincia di Lecce dovrebbe pagargli danni quantificati in 3 milioni di euro, potenzialmente una mina che farebbe saltare le già fragili casse di Palazzo dei Celestini. E arriviamo così alla pronuncia dei giudici amministrativi, che respingono le richieste di Ricchiuto. Bene ha fatto la provincia ad annullare tutto, visti i due fatti nuovi intercorsi nel frattempo. All'IGECO vanno riconosciute solo le spese vive, quantificate in 24.571 euro, che però la provincia si riserva già a contestare in appello. Il penultimo capitolo dell'intricata storia è stato scritto. Da scrivere rimane l'appello in Consiglio di Stato, ma soprattutto la risposta alla domanda più importante. Cosa fare ora di quell'enorme immobile vista mare ai piedi del faro di Leuca?